Ciao, buon pomeriggio. C'è anche Ciao. Ricky Richetto. Siamo qua che aspettiamo che esce Fedino da scuola e poi dobbiamo andare a fare una commissione, ma non vi dico niente. Una commissione un po', diciamo, ecco, dolorosa. Ma vi dirò sempre dopo. Ora vi lascio perché Bubi vuole vedere i cartoni. L'ansia e la nausea, poi capirete perché. Poi si rifiuta. Ma allora nonna mi dice sempre: ma cos'è sto chiodo? E c'ha ragione, Gioia. Sei pronta? No, ma adesso non ho neanche capito cosa devo fare. Ma penso che io lo dico. Ancora no? Adesso intanto leviamo l'antenna. Perché giustamente lei non lo dice, ma ha un problema con lo stereo, quindi ha detto: se che c'è, mi metto l'antenna, così prendo tutte le stazioni di Radio Maria. Radio Maria, Maria, la sua preferita. Esatto, anche la mia. Perché le imprecazioni con Radio Maria sotto, secondo me, non lascia bene. Allora, il tatuaggio, sì, il tatuaggio, allora il piercing me l'ha fatto lui. Sì. Bravissimo, è super preciso, devo ammetterlo. Io parlo già come una demente, esatto, adesso vi faccio vedere. Ragazze, l'ho rifatto. L'ho rifatto e mi trema la lingua, però ci tenevo proprio perché ce l'avevo già. Adesso è fatto ancora meglio e sono contenta, però devo bere acqua. Grazie! Ciao! Siamo da nonna Aurora, nonché mia mamma. Ciao. Io ancora il segno della pena. Non spaventate, ma non urlare. E guardate, sì, sì. Ah no, non vuoi? Non lo mangi. Prendilo. No, no. Dicevo, il segno del pennarello, non è. Grazie. Anche nonna, nonché mia mamma, ha il camino, avete visto? Lei lo prende da YouTube. Vero mamma? È vero che il camino lo prendi da YouTube tu? Siamo arrivati a casa. Ricky ha acceso il caminetto. Adesso ho messo su la pasta per loro. E io. Mentre ti faccio il frullatino. Oh. Già. A me frullatino. C'ho ancora il pennarello. Ma tipo, ce ne andrà prima o poi. Sono quei pennarelli indelebili per lingue. Allora, ragazze, stavo stirando un pochettino. E sì, adesso sembro un po' una cretina mentre parlo, vabbè, passerà nei prossimi giorni. E stavo stirando perché loro appunto sono tutti giù che mangiano la pasta al ragù e io per ovvi motivi non posso mangiarla, quindi Ricky mi ha fatto il frullato con la frutta che ho la tazza là, in realtà è già la seconda tazza che mi bevo perché avevo un po' fame e boh, sono contenta anche perché lo desideravo tanto, nel senso che per chi mi segue da poco, io l'avevo già fatto il piercing alla lingua e poche settimane dopo ho scoperto di essere incinta di Bubi e quindi l'ho tenuto tipo 2 o 3 mesi. E poi ho iniziato ad avere quelle fortissime nausee, quindi non sono riuscita a tenerlo, proprio mi stimolava la nausea e non vi dico quanto ho rosicato, ma l'ho dovuto togliere per quel motivo e ripromettendomi poi un giorno di rifarlo. E quindi insomma è un mix di regalo di Riccardo e collaborazione, nel senso che
vi ho fatto vedere appunto dove l'ho fatto, vi dico che mi sono trovata benissimo, molto 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 professionali e sono contenta, insomma, sono contenta. Mi ha dato anche un colluttore apposito che dopo vi faccio vedere. E poi è stato gentilissimo, mi ha messo un piercing più corto, l'avete vista forse la scena, e è stato gentilissimo, mi fa: guarda, se vuoi la prossima volta possiamo metterlo ancora più corto, però io preferisco che mi avanzi un po' perché poi si soffoca e mi fa male. Quindi gli ho detto il motivo principalmente era quello per cui avevo l'asta lunga, però giustamente lui mi fa: sì, ok, puoi averlo un po' di spazio, ma era effettivamente troppo. Quindi è stato gentilissimo e me l'ha cambiato e mi ha messo una barretta un po' più corta e basta. Quindi insomma sono veramente contenta, non vedo l'ora che guarisca e non vedo l'ora, tra 10 giorni devo tornare, ma penso che a questo punto andrò a farmi un giro in treno e prendo poi appuntamento prossima settimana e vado a mettere la barra più corta, così riesco poi a mangiare, torna tutto normale. Quindi per ora, se vi va, vi farò la telecronaca del piercing su come sta andando la guarigione e per ora vado avanti a cose liquide. Adesso magari pensavo domani di passare a prendere anche del minestrone, così me lo frullo e me lo faccio intiepidire, così mangio anche un po' di verdura che male non mi fa, e per il resto frullatini. Frullatini al mattino, colazione la farò come sempre, però il latte sarà decisamente più tiepido barra fresco, ecco, così da non andare ad aumentare il gonfiore. E basta, scusate se biascico un po', sembro un po' pazza, però poi passa, insomma. Però sono troppo contenta di averlo rifatto. E basta, adesso mi metto un po' a stirare, però ci tenevo a farvi un preambolo su questa giornata, che quando sono uscita di lì, cioè subito dopo che me l'ha fatto, sono sincera, la parolaccia mi è volata, perché meno male che c'era Riccardo, gli ho stritolato la mano, poraccio. E poi vabbè, approfittando dei nonni vicino, i bimbi sono andati a salutare un po' i nonni e noi eravamo lì davanti, abbiamo fatto questa commissione. E poi vabbè, ne abbiamo approfittato che eravamo lì per fare anche altre commissioni e poi siamo tornati a casa. Insomma, è stato bello fare anche questo giro, rivedere un po' anche i miei, che tra l'altro dovrebbero ritornare anche loro qua a breve, e basta. Quindi ora vado a stirare perché poi devo mettere i bimbi a nanna. A dopo. Buongiorno, adesso riesco a parlare un po' di più, stamattina ero in condizioni disastrose, la R proprio non riesco a farla, è bella gonfia. Comunque adesso riempio la stufa di pellet perché sta finendo. Loro hanno pranzato, io ho mangiato un po' di stracchino e dopo devo assolutamente uscire e andare a comprare qualcosa, perché non c'è più niente di morbido, cremoso, freddo, tipo gelati. Quindi vado a comprare qualcosa da mangiare e poi devo fare ancora una commissione e basta. Quindi dopo mi sforzo e usciamo un pochettino. Basta, riempiamo il pellet, anche perché sennò tra un po' si spegne il camino. No, il camino lo accendiamo sempre pomeriggio barra sera. Allora, siamo da OVS, ho preso un po' di pantaloni per Chicco, adesso stavamo guardando le felpe, così giusto un girettino e andiamo. Allora, appena uscita da OVS ho comprato un bel po' di cosine, pantaloni per Fede, maglie per Fede, ho preso anche 2 magliette per Ricky e Bubi roba ne ha a iosa, quindi direi che per ora va bene così. Mami. Poi sì, adesso mi ha chiamato Riccardo che è arrivato da lavoro e ci incontriamo in centro paese e ci facciamo una passeggiata, quindi vado.
bella! Gli è piaciuta! Sì. Ce n'è un'altra! Quella non è scelta, sì, io siamo mamma! Questa è fighissima! E c'è lo scheletro in moto, è spettacolare! Un giorno sarò magro anch'io così. Ma smettila! Ti piacciono? Sì, bella! Oh, bella, meno male! Il papà prende la cioccolata con panna e alla fine se la scofana tutta lei. Anche pedino cioccolata calda e io tè freddo, già finito. E anche questo metà me l'ha scofanato lei. Allora, oggi il video spesa ve lo faccio vedere io, o meglio ve lo narro, perché Roberta non riesce a parlare. E quindi vi facciamo vedere due fesserie che abbiamo comprato al Lidl. Allora iniziamo. La pasta. Fusilli, perché ai bimbi piace i fusilli. Le mezze penne rigate per Bubi, che così è contenta. La marmellata di fragole per fare la merenda a Fede quando va a scuola. Due confezioni di olio per friggere, visto che Roberta ha la lingua che è andata a ramengo. Un po' di budini. Sì, lei magari la sentite ridere di sottofondo. L'unica cosa che riesco a fare. Cosa? Avalala. Mi sembra quello appunto. Patatine numero 1. Aspettate. Poi questi li ha voluto tanto Kiko. Lo zucchero perché ci serviva, visto che domani festeggeremo il compleanno di mia suocera. C'è un brut, perché a mio suocero piace il brut, e per tutti gli altri un dolcetto, un moscato dolce, che altrimenti qua se c'è Marco che mi guarda dice no, quello non è un dolcetto, e mi sgrida. L'amato ketchup di Fede. Poi, sempre per la lingua di Roberta, il gelato. Stavo facendo danni. E due buste di minestrone. Poi, ha detto che sembro a Voltino. Mi ricorda tanto la mia amica che saluto. Ciao Giada. Roberta la R moscia come te. Un altro pacco di patatine. Poi il gorgonzola, che è tanta roba. Buonissimo il gorgonzola. E Roberta non può neanche dissentire. Due pacchi di pane classico all'americana, la maionese, un po' di pane fresco, e questo qua è una bomba, a noi piace tantissimo. Gnocchi alla patata. No, sono chicche di patate, non sono gnocchi di patata. Il nostro solito stracchino, che anzi la nostra solita crescenza, perché i cereali al cioccolato per i bambini al mattino, e non solo per i bambini, è un giorno per i bambini. Non voglio prendere in giro chi ha la R moscia, prendo no, in giro Roberta, in culo a me. Esatto. Certo. Il parmigiano. Ribadisco, non ho nulla contro chi ha la R moscia. Prendo in giro Roberta perché non sono abituato a sentirla così, tutto lì. Due confezioni di Luppilù salviette.
E infine, voilà, i biscotti per la colazione. Avevamo preso altre 4 fesserie, ma c'era la colletta alimentare e siamo sempre dell'idea che quando si può è giusto dare una mano. Tanto non sono quei 5-6 euro che ci cambiano la vita, però magari a noi no, ma a qualcun altro sì. Questo è tutto. Ah no, scherzavo, c'è anche una cassa d'acqua naturale e una frizzante. Saranno le ultime che compreremo, almeno per la naturale, perché abbiamo stiamo mettendo il depuratore d'acqua nel rubinetto in cucina, e così poi la naturale non la prendiamo più, la frizzante sì. Ehi, non vale così. Tutti vedete chi è che parla, che beh, parla. Se parlavi tu con la mia voce era un po' un problema, eh. Vabbè. Ciao amici. Detto questo, ta-da! Ciao. Vi volevo anche far vedere, scandisco bene perché sembro una dislessica. No, non è vero. Non sembri una dislessica, sembri una persona che è remoscia. Vabbè. Remoscia non vuol dire essere dislessici, eh. Ho preso il bigliettino per mia mamma per il compleanno. Poi vi posso dire anche cosa gli ho preso, vabbè che ve lo potrei far vedere nel vlog di domani, che così vi lascio un po' di suspense. Comunque qui dentro non è per bambini, anche se c'è scritto VS Kids, faccio un po' fatica. Comunque non è, ovviamente è qualcosa che riguarda l'abbigliamento. Bigliettino di auguri. E poi ho preso, e smetti di prendermi in giro. No. Mi appoggio un attimo qua. Allora, siamo passati in una panetteria che ha la focaccia di Susa. Oddio, di Susa è difficile. E me ne sono fatti dare 2 metà di gusti diversi. Questa qua in realtà non è proprio quella di Susa, c'ha una lieve modifica, però è comunque ottima. E non mi ricordo cosa ha detto, lievito madre, una cosa del genere. No, so, io l'ho detto lui. Ah vabbè, comunque è quindi così. È tutta roba che dice lei. Io non confermo, ne smentisco. Metà l'abbiamo presa alla marmellata di arancia, scritto qua. Allora, focaccia dolce con pasta madre alle gocce di frutta, finiscila, e con mela, arancia, purea di mela, insomma questi frutti qua. Vai, ecco. L'altra al cioccolato fondente, che secondo me va per la maggiore, però abbiamo detto, ecco appunto, detto vabbè, facciamo metà e metà e domani così festeggiamo mia mamma. Poi abbiamo preso, come avete visto, le 2 bottiglie di spumante. Ah, e poi vi faccio vedere le altre cose, mi ero un attimo persa. Vi faccio vedere invece sempre da VS cosa ho preso. Ah, 2 magliette al signorino qua. Sono bellissime! Scotch e smock con scotch? Sì. Scotch e smock, cioè proprio la vita non per e fumare, non salutare, e chi mi ammazza più, non salutare per eccellenza. Già, sì, c'è un piccolo problema di freezer, è un non po' pieno, aspetta, è un po' pieno, io ho preso il gelato. Oh, piuttosto scongela il pane così lo mangiamo. E cioè lo mangiate. Scotch e smock con lo scheletrino che va sulla moto, carinissima. Questa quando l'ho vista ho detto no vabbè, la devo troppo prendere. E poi anche questa mi è piaciuta tanto, che è il suo genere. Col teschio, carina anche questa. Bella, ce n'erano di belle da uomo.
anche da donna, ma ho fatto il sacrificio di non comprare niente la prossima volta. Questo per Ricky, invece aspettatele. È qua. Qua invece, a parte questo che è roba che devo prendere dalla macchina. Aspetta, appoggio qua. Cos'è questo? Allora, sempre da OVS ho preso 3 paia di pantaloni a felino, di quelli comodi per scuola, sono felpati, sono caldi, questi sono bellissimi. Più un completo che avevo preso anche litigare col freezer. Poi questi qua neri con questo loghino qua, sempre caldi, felpati. Olaf si è trasformato. Ah, vai via. E poi uguali blu scuro, molto molto carini anche questi. Poi sempre Fedino ha voluto questa qua, vero Fede? La maglia natalizia con la lista delle vacanze di Natale, carinissima anche questa. E basta, credo vai. Poi c'è il regalo di mia mamma, ho comprato un po' di cosine. Ragazzi, io adesso preparo cena e niente, vi saluto. C'è un po' di caos. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Buonanotte.